Secondo voi, com'è fatto un ospedale africano? Beh, ovviamente ce ne sono di molti tipi, ma nelle zone rurali, quelle più povere dove lavorano i medici con l'Africa Kuam, gli ospedali si assomigliano un po' tutti. Dunque, vediamone qualcuno e cerchiamo di trovare gli elementi comuni. Angola, Uganda, Tanzania, Sud Sudan, Mozambico. Da questa breve carrellata possiamo notare che gli ospedali africani sono normalmente più bassi di quelli ai quali siamo abituati. Sono di un piano solo e i più piccoli sono composti al massimo da due o tre edifici. In pratica, più reparti ci sono, più numerose sono le casette che lo compongono. Alcuni ospedali di grandi dimensioni sono come dei piccoli villaggi con tante case collegate tra loro da stradine e da tettoie, e solitamente ogni casa ospita un reparto diverso, come all'ospedale di Wolisso in Etiopia, uno dei più grandi e attrezzati in cui lavora attualmente Medici con l'Africa Kuam. Ma seguiamo il dottor Fabio, che ne è stato il direttore per tanti anni e che ci guida alla scoperta di questa importante struttura. Gli ambulatori, gli edifici degli ambulatori, la parte degli adulti e di tutte le specialistiche, l'ortopedia e la chirurgia. Entriamo qua che così vedo cosa sta succedendo qui. Questa è la sala dove stanno le infermiere in genere. Qui ci sono le cartelle cliniche, i farmaci, la preparazione dei farmaci, delle terapie. Qui dentro ci sono le cartelle cliniche. E poi di qua vedi che sono praticamente tutti ortopedici. Hi. Oh. Ciao, ciao, ciao. Ciao, how are you? Ciao. Questo è un paziente che è qui da un po', per cui mi riconosce. Quindi praticamente sono 10 letti sempre, più due sale da isolamento dove stanno i casi o settici, quindi infetti, o le meningiti negli altri reparti, o i tetani e così via. Un piccolo magazzino. Hi. How are you? Qui la pediatria che è fatta un po' diversa, nel senso che ha tante stanze più piccole, in modo da fare un po' di isolamento delle varie patologie, cioè le diarree, dalle polmoniti o i malnutriti dagli altri infettivi. E quindi poi è diviso così, c'è la parte infermieristica da questa parte, di lì ci sono tutte le stanze di ricovero, con dei lettini più piccoli. Morning. E qui ci sono i bambinetti. Hi. Morning. Io sto facendo ancora il giro. Hi. Thank you. E qui ci sono le donne che hanno partorito, quindi dopo il parto. La maggior parte che vedi poi a letto sono cesarei. Questo perché è l'unico ospedale della zona e quindi fa riferimento a una popolazione di probabilmente oltre 1 milione di abitanti come unica struttura dove si possono fare cesarei. Incubatrici, questi sono i bambini in realtà sottopeso che vengono tenuti quindi in incubatore finché raggiungono poi il peso sufficiente o quando poi sono in grado di succhiare, all'inizio vengono alimentati col sondino nasogastrico. E poi una volta raggiunto il peso o la capacità di nutrirsi direttamente dal seno vengono affidati alle mamme. Sala parto. La particolarità dell'ospedale di Wolisso è data da questi edifici a forma circolare che sono stati costruiti così per ricordare la forma delle capanne che solitamente si trovano in questa zona.
E a differenza della stragrande maggioranza degli ospedali africani, quello di Wolisso è composto di molti reparti specialistici ed è dotato persino di una sartoria e di cucine per fornire ai pazienti biancheria e cibo. In effetti, potremmo dare per scontato che a chi è ricoverato in ospedale venga anche fornito il cibo. Ma in Africa questo non è così frequente. Nella maggior parte degli ospedali rurali, il cibo lo preparano i parenti. Uno degli aspetti che probabilmente accomuna gli ospedali africani è proprio ciò che sta fuori dagli ospedali. È una straordinaria esperienza camminare la sera tra la piccola folla di parenti che accompagna i diversi pazienti ricoverati. Attorno agli ospedali, di giorno e di notte, c'è sempre un sacco di gente che dorme, riposa, chiacchiera, fa da mangiare, pulisce le pentole. Quando una persona sta male, arriva all'ospedale di solito con molti familiari e amici che l'hanno portata a spalla per chilometri e chilometri con barelle come questa che stiamo vedendo. Una parte o la totalità di questi speciali accompagnatori ambulanza poi resta attorno all'ospedale fino a quando il paziente non è guarito del tutto. Il compito principale di chi assiste è quello di cucinare per chi è ricoverato. Tra le strutture dell'ospedale, infatti, è di solito compresa una cucina che serve proprio per preparare i pasti a pazienti e parenti. Si tratta di un locale al coperto dove poter accendere il fuoco. La cucina degli ospedali africani è sempre in fermento. È il punto più vivace, con un viavai continuo dall'alba al tramonto. E quando non c'è la cucina, la gente prepara da mangiare all'aperto, facendo spuntare tanti piccoli fuochi attorno all'ospedale. Un'altra particolarità che non è difficile notare negli ospedali africani è il sovraffollamento. Purtroppo ci sono poche strutture ospedaliere e di queste poche ben funzionanti. In più, il numero di posti letto che queste piccole strutture riesce ad ospitare è sempre molto limitato, specialmente in alcune fasi dell'anno. Durante la stagione delle piogge, ad esempio, quando la malaria colpisce di più, gli ospedali traboccano di malati, tanto da venire sistemati per terra o nei corridoi. Scene come queste, con corridoi pieni di malati o con stanze stracolme di persone in paziente attesa di essere visitate, sono la realtà quotidiana di molti ospedali. Che impegno per i medici con l'Africa! Ammalarsi per queste persone è una doppia sfortuna. Per ricevere cure, infatti, una persona deve superare almeno due barriere: quella fisica, delle grandi distanze per arrivare dal villaggio all'ospedale, e quella economica, legata ai costi materiali e di trasporto da sostenere, che spesso impoveriscono ulteriormente famiglie già tanto povere. L'impegno di Medici con l'Africa QAM, con l'intervento in numerosi ospedali, vuole ridurre proprio questi ostacoli e garantire a quante più persone possibile, in particolare a mamme e bambini, l'accesso alle cure. E voi, siete mai stati all'ospedale? Probabilmente quando siete nati, ma non ve lo ricordate. Siete curiosi di vedere una sala operatoria? Venite! Questa è la sala operatoria dell'ospedale di Irol, in Sud Sudan. Sta per nascere un bambino, ma siccome la mamma non riesce a partorire, l'aiuterà il dottor Rinaldo con il cosiddetto taglio cesareo. Sicuramente anche qualcuno di voi è nato così. Un altro poco e oplà! Eccolo qui, proprio un bel bambino e soprattutto fortunato. Senza l'ospedale e le mani esperte del dottor Rinaldo, lui e la sua mamma non ce l'avrebbero fatta. Invece guardateli qui come sono carini.